Facciamo entrare Stefano Catoni. Carissimi figlioli, questa sera parleremo dello primo miracolo compiuto dallo nostro Signore. A quel tempo, nella città di Cana, si stavano svolgendo delle nozze. Tra due sposini, lui un bel ragazzo, alto, moro, con gli occhi verdi, Isacco, lei un po' meno bella, immondizia. Ma che succede? Che a un certo punto, durante lo banchetto, finisce lo vino. Allora tutti gli ospiti arrabbiati che se arsene se ne vanno. C'era una tavolata di amici dello sposo provenienti dall'Egitto che a un certo punto si arrabbiano e urlano «Telechne, senza del vino, eh?» Ma la sposa teneva dei fratelli, alcuni disoccupati, alcuni imprenditori, li ricchi e poveri. A un certo punto vedono passare Maria e la chiamano tutti insieme. Mamma Maria, oh, che vi strillate, che è sto macello, fa Maria. Scusaci Maria, risponde la brunetta, è che è finito il vino, se ne sono andati tutti e gli sposi sono tristi. Ci puoi aiutare? Ma vedo che cosa posso fare, risponde Maria. E va alla ricerca del figlio. A un certo punto vede lontananza Gesù che stava con una tavola di legno in mano che faceva così. Allora Maria si avvicina e dice, Gesù, stai sempre a giocare con sto tablet, io qualche volta te lo frullo dalla finestra, vedi che c'è un problema da risolvere qui, è finito il vino. E Gesù rispose, non ti preoccupare mamma, ma ci penso io. Allora Gesù si incammina durante diciamo, questo resort e vede passare dei ragazzi provenienti dall'Europa dell'Est. E allora li chiama e fa, ragazzi, venite un attimo, portatemi una ventina di biconzi d'acqua. E i ragazzi gli risposero, ma sempre noi sti lavori pesanti, oh? Ma non c'è... Oh, salù signore, non è che me potete rispondere così. Dai, che poi un biconzo ve lo tramuto in birra. E allora i ragazzi, tutti contenti, andarono a prendere questi biconzi. Una volta messi davanti al nostro Gesù, lui tramutò l'acqua in vino. Dopo un attimo una pipinara di gente, sono arrivati pure quelli che non c'entravano a niente. Hanno chiamato pure uno DJ famoso, DJ San Francesco, che cantava Porta in aria allo vino, escite fuori no festone. Fatemi finire, figlio, buono. Che cosa vuol dire questo miracolo compiuto dallo nostro Signore? Che bisogna sempre vivere come fosse un giorno di festa. E che cosa non può mancare durante un giorno di festa? Un goccetto di vino che fa sempre bene. Allora, la messa è finita, un caloroso abbraccio dal vostro Don Berignon. Grazie. Don Berignon! C'è porta stata... in aria Loino. Loino, però c'è stata la screnata in egiziano, c'è stata. E quella ci deve stare sempre. Sì, c'è stata. Allora, ho visto la nostra giuria piacevolmente, non so, selvaggia, l'ho vista ridere, divertirsi. Hai detto un sacco di minchiate quella, però devo dire che è una strada divertente che puoi percorrere a lungo. Ale Franz. Guarda, dalla presentazione di Francesco mi aspettavo facessi una cosa diversa, perché l'altra volta hai fatto un personaggio diverso. Sì, due puntate ho fatto... Poi io ho visto poco nel trailer, sì. Però mi sembrava una cosa carina. Sì. Oggi sei uscito e ne hai fatto un'altra carina e secondo me questo è un punto tuo vantaggio, perché rimettersi in gioco e lasciare le certezze in una semifinale non è da tutti. Ti faccio i miei complimenti. Grazie. Prego, Ale. Anch'io sono d'accordo con Franz e se dovessi vincere ricordati l'8 per 1000 per me, grazie. Perfetto, andiamo a vedere se arriverai o meno alle votazioni finali. Miei cari giudici, lo mandiamo alle votazioni. Selvaggia Lucarelli. Sì. Paolo Ruffini. Sì. Diego Battantuono. Sì. Vabbè, io ne ho fatti 3 ma ne bastavano 2. Grazie. Arrivederci.